Vado. Allora, premesso quello che abbiamo detto, che le banche sono una banda di delinquenti e cercano di ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, come sempre, e quindi condizionano i mercati, condizionano gli stati, condizionano le persone, la conoscenza, l'informazione, eccetera, eccetera. E quindi, fra l'altro, diciamo, manipolano anche il senso delle parole, come dicevamo prima, a proposito dello spread e anche di tante altre cose. Ma soprattutto cercano di tenere ben saldo, diciamo, le mani sul timone, perché così loro possono decidere in qualunque momento la direzione da prendere. E quindi uno dei motivi, diciamo, per cui la nomea della cambiale è così pessima è perché appunto fa comodo alle banche che questo strumento venga utilizzato, perché è di una virtuosità eccezionale, che questo strumento venga utilizzato solo dalle banche, ovviamente. Allora, adesso leggo un po' perché questi sono, diciamo, l'atto di nascita della cambiale sociale. E la cambiale sociale, come dicevamo, abbiamo detto tante volte, sono in realtà tre strumenti, o anche quattro, se vogliamo, diciamo, dirla anche in prospettiva futura. Allora, che cosa è? La cambiale sociale è un titolo al portatore a effetto legale, perché quello che stiamo dicendo adesso è del tutto legale. Quindi, quando dico del tutto legale, significa che è corroborato da legislazione o che comunque non confligge con nessuna legislazione. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a cercare, io lo faccio da 40 anni, a cercare, diciamo, gli escamotage per ovviare e insinuarmi fra le righe e i sensi delle leggi e trovare una soluzione che, non essendo illegale, però non è neanche prevista e quindi è legale. Salvo che prima o poi qualche governo ci dichiari illegali alcuni aspetti, allora dovremmo trovare le soluzioni diverse, ovviamente, ma lo farebbero in abuso d'atti d'ufficio, perché le leggi invece ci consentono di fare queste cose. Allora, eccoci qua. Allora, i tre o quattro strumenti che dicevamo in cui si ramifica la cambiale sociale sono questi, cioè la cambiale sociale emessa direttamente dal singolo cittadino, dal semplice cittadino, che diciamo, viene emessa nel momento in cui qualcuno la accetta, quindi è un libero scambio, un libero negozio. È come se io dico: guarda, c'ho stanello, mi dai 3 chili di carne? Tu lo guardi, ma sì, forse ti vale, se no lo regalo a mia moglie, tanto più o meno, no? E questo è il concetto. Io però preferisco dire, e poi vi spiego il perché e ve lo dimostro, che la cambiale sociale, siccome è un titolo di credito e non di debito come fino ad oggi viene travisata, perché? Perché la cosa deve, diciamo, deve andare un po' a ritroso? Perché fino a che c'era il regime della convertibilità in oro e quindi la moneta rappresentava il peso dell'oncia in oro in cui era frammentato tutto, diciamo, il forziere del re e poi le Fort Knox e tutti gli altri forzieri delle banche centrali in giro per il mondo. Quindi era la rappresentazione, diciamo, schematica però di una qualcosa che c'era. Ecco perché all'epoca, infatti, anche la moneta era un titolo al portatore. Perché il titolo al portatore, poi dopo lo vediamo, spieghiamo anche che significa titolo al portatore, e quindi seguiva un concetto logico, cioè aveva un Posso senso del interrompere diritto. un attimo?